Buonasera siciliani e siciliane e ben ritrovati al TG Antudo. Continua a gonfie vele il percorso di esaltazione da parte del governo regionale del sistema sanitario siciliano. Un tour fatto di convegni, presentazioni e inaugurazioni sotto la firma del presidente Nello Musumeci, specializzato, come ormai tutti sappiamo, in conoscenza di bisogni e necessità dei territori siciliani. La scorsa settimana, durante il suo viaggio mediatico da paladino della sanità, è tornato a Catania, in particolare a Librino, per inaugurare l'apertura del nuovo pronto soccorso San Marco. Nell'anno che lo separa dalle elezioni regionali, il presidente Musumeci e l'assessore Ruggero Razza puntano sull'apertura di nuovi reparti, quindi sui numeri, per continuare quello che loro stessi, in quel di Librino, hanno chiamato il percorso della sanità siciliana. Diciamocela tutta, se la sanità è stata croce e delizia del governo Musumeci, allora è sulla sanità che il presidente della regione sta cercando di giocare le sue carte migliori, e lo fa con stile. Io sono assolutamente digiuno di complimenti, sono per gli apprezzamenti sobri, ha affermato durante la conferenza, ma sono contento di come abbiamo lavorato in questi 4 anni. Esclamazioni eleganti che fanno sorridere tutti, ma non fanno di certo dimenticare lo stato di precarietà della sanità siciliana. Se negli ultimi giorni abbiamo assistito a grosse uscite mediatiche che millantano l'apertura di reparti e pronto soccorso, come quelli di Giarre e di Librino, dall'altro lato assistiamo progressivamente alla chiusura di altri, come il pronto soccorso dell'ospedale Ingrassia di Palermo, chiuso ieri sera a seguito di un caso di positività con conseguente sovraccarico degli altri 2 ospedali della città. Ma come, caro Presidente? Una settimana fa apre un pronto soccorso a Librino, una vittoria per la Regione, e una settimana dopo ne chiude un altro. Interrogarsi su come seguire i protocolli anti-Covid in maniera efficace negli ospedali locali è sicuramente una via da percorrere. Ma non finisce qui, perché per ogni presidio sanitario inaugurato ci si dimentica sistematicamente di fare i conti con la grave carenza di personale medico specializzato, lasciando alle comunità solo una sfilza di gusci vuoti, sicuramente non fruibili. Peccato anche che invece di riterritorializzare la sanità, vengano aperti pori ospedalieri privati a Catania, come il nuovo Humanitas Medical Care, con grande applauso del presidente. Non sbagliavamo quando sostenevamo che Musumeci ha sempre privilegiato l'interesse dei privati anche in tema di sanità. Un modo di pensare il settore sanitario come una mega azienda privata, simile a impostazione privatistica e aziendale del modello lombardo. Una enorme fetta della popolazione siciliana ogni giorno fa i conti con una sanità a pezzi. Le inaugurazioni sbattute sui giornali e le presentazioni di Musumeci non basteranno a salvare la rete sanitaria regionale. Serviva e serve tuttora un pacchetto di finanziamenti per risanare gli ospedali pubblici in ginocchio in giro per la Sicilia e le isole minori. I tanto millantati 800 milioni di razza per la sanità probabilmente non basteranno. In quest'ottica il PNRR è la partita in cui si gioca la salute dei siciliani. Io con questo concludo l'edizione di oggi e vi do appuntamento a domani, sempre alle 19, e replica alle 20 e 21:45 su TVM, al canale 18 del Digitale Terrestre.